Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle pillole di Elicia. Come vedete sono nuovamente con Viviana. Ciao Viviana. Ciao Elicia. Continuiamo a parlare della cromoterapia, quindi delle proprietà dei vari colori. Allora, quest'oggi ci troviamo in un posto magnifico che è Vivi l'Arte Atelier di Borgo Satollo e ci ospita l'artista e creativa Luisa Colosio, nonché mamma di Viviana. Sì. Oggi quindi, gioco in casa. Esatto, e poi la creatività, diciamo, è di famiglia. Quindi esatto. Oggi ci troviamo appunto in questo posto che è una meraviglia e parleremo ovviamente dei colori che indossiamo, dell'arancione e del marrone che indosso io. Iniziamo, visto che oggi sei tutta energica con questo arancio, a parlare delle proprietà dell'arancione, quindi raccontami un po' quali sono le proprietà che porta con sé questo colore. Ok, allora, come hai detto appunto, già l'arancio, hai detto tu, energica, perché se uno ti vede vestito d'arancio, quella è la sensazione che trasmetti. Infatti l'arancio è il colore comunque della creatività, tu pensa, e infatti io l'ho amato per tantissimi anni, è stato il mio colore preferito, e è proprio il colore dell'espansione e dell'armonia. Espansione perché ci basta pensare che in natura, se noi pensiamo a una cosa in natura, arancio, pensiamo al sole che tramonta o comunque al sole che nasce, quindi all'alba e al tramonto, e quindi ha questa proprietà benefica che gestisce, diciamo, un po' i nostri istinti primari, perché a livello fisico è quello che governa la fame e la nostra energia sessuale. Quindi cosa significa? Che porta con sé le proprietà che vanno a rinforzare la nostra capacità e la nostra volontà di avere sia il controllo sui nostri istinti primitivi, ma sia di lasciarli fluire ed essere nel momento opportuno. Quindi diciamo che è un po' il giusto equilibrio tra corpo e anima. Quindi va a aiutarci a trovare quell'equilibrio emozionale, quindi noi sentiamo delle cose, quindi il nostro istinto primario comunque ci governa, ma nello stesso tempo questo colore ha la proprietà di farci non eccedere in quel piacere che stiamo provando, perché a volte sai anche il piacere può diventare dipendenza piuttosto che eccesso. Quindi ecco perché è il colore dell'armonia, perché ci aiuta comunque a trovare armonia tra questi due aspetti della nostra vita. Infatti chi ama l'arancione in genere è una persona che è particolarmente in armonia con se stessa, quindi in un momento in cui ha la giusta il giusto equilibrio tra questi due aspetti, e questo non è un caso che io poi per anni non sono riuscita ad indossarlo, cioè, però tu adesso lo indossi spesso. Esatto, perché ho ritrovato effettivamente, quando avevo perso un po' di centratura su questa cosa, effettivamente io non usavo più l'arancione, tant'è che appunto per nominare mia mamma, visto che l'abbiamo nominata prima, lei mi comprava sempre delle cose o mi regalava cose arancioni perché sapeva che era il mio colore preferito, ma io a un certo punto non le ho più messe e invece adesso lo sento di nuovo mio. Infatti chi è che non ama magari l'arancio, comunque fa fatica ad indossarlo o a sceglierlo nei colori della casa, piuttosto, perché abbiamo visto che comunque la cromoterapia non è in solo tutto nel vestire, abbiamo visto. Chi fa proprio fatica a lasciarsi andare, cioè chi ha paura di perdere il controllo. Quindi chi ha paura di perdere il controllo, chi utilizza tantissimo la razionalità, quindi chi vive le emozioni e le sensazioni, non le lascia fluire ma le razionalizza, in genere non ama la vibrazione, indossare, scegliere l'arancio, perché l'arancio invece gli dà quella vibrazione di poterle anche fare, cioè ascoltarle ma farle anche fluire. Quindi insomma, a seconda del momento che stiamo vivendo, possiamo utilizzarlo per andare, se ci rendiamo conto che facciamo molta fatica a perdere il controllo, quindi siamo un po' maniaci del controllo, non vogliamo lasciarci andare, non vogliamo vivere determinate situazioni, sensazioni, ma sappiamo che è necessario farlo. Oggi, pardon che microfono, possiamo appunto utilizzare l'arancione e sceglierlo perché ci può aiutare parecchio. Quindi in alcuni casi ci può fare bene, può essere proprio come tutti i colori, lo possiamo usare per contrastare piuttosto che assecondare delle emozioni che viviamo. Io invece quest'oggi indosso questo bellissimo dolce vita creato da Vivi l'Arte Atelier, marrone.
Oggi sono in contatto con la terra, però raccontami tu quali sono le proprietà che io porto con me quest'oggi. Ok, allora, il marrone secondo me è un colore molto affascinante, anche se poche persone lo amano effettivamente. Adesso forse capirete anche adesso il perché. Capiamo perché. Esatto. Allora, noi alla fine lì ci siamo tutti, bene o male, molto chiusi nei nostri condizionamenti mentali. Cosa sono i nostri condizionamenti mentali? Sono quelle nozioni che il nostro cervello ha registrato nell'arco della nostra vita, che ha fatto buone e ha preso come buone e quindi non mette in discussione. E spesso purtroppo ci governano a livello inconscio, quindi non ci rendiamo conto, ma ci governano a livello inconscio. Voi direte, cosa c'entra col marrone? Adesso lo scopriamo. Esatto. C'entra perché il marrone porta con sé proprio il beneficio di poter andare a prendere contatto con la nostra fisicità. Se noi pensiamo alla nostra fisicità, quanti condizionamenti mentali abbiamo? Infiniti. Infiniti. Soprattutto noi donne. Esatto, soprattutto noi donne. E quindi il marrone è uno di quei colori invece che ci aiuta proprio a prendere contatto con la nostra fisicità. Non è un caso che è legato in natura al legno, che quindi il legno cos'è? L'albero. L'albero è il radicamento a terra, quindi le nostre origini, il nostro radicamento, il nostro sentire che ci siamo. Siamo connessi con la nostra parte più fisica e quindi questo porta, questo è quello che porta l'energia del marrone. Quindi chi è chi non lo ama in genere? Chi fa proprio fatica a vivere la propria fisicità in maniera serena? Quindi chi non riesce ad avere una buona armonia con questa sua parte fisica o addirittura la vive come anche una vergogna, no? Sai, oggi è così, ecco, la nostra parte fisica farà molta fatica ad indossare il marrone, quindi questo forse è anche il motivo per cui tendiamo a essere sempre tutti poi nella testa, quindi il radicamento è sempre una parte difficile. Però io dico sempre, io sono una che medita tantissimo, cioè per me la meditazione è fondamentale, purtroppo non ce l'hanno insegnata la nostra cultura, però è importante, ma tanto è importante meditare, tanto è importante dare importanza al nostro corpo, cioè quindi ascoltarci, ascoltare le nostre gambe, i nostri piedi. Ecco, il marrone aiuta in questo, quindi a prendere anche perché proprio... siamo un tutt'uno, quindi quando non si sta bene fisicamente è probabilmente perché non si sta bene interiormente e viceversa. Il tumulto interiore non ci fa star bene con il fisico. Esatto. Quindi il marrone può aiutare. Esatto, infatti chi ama il marrone in genere sono persone comunque che si godono anche la vita, cioè che non si giudicano perché si lasciano andare anche al piacere della vita, semplicemente anche materiale, terreno, voglio dire, siamo fatte anche di questo aspetto. Quindi in genere sono persone così ben radicate per cui si vivono serenamente anche questo aspetto della fisicità e del contatto corporeo con noi stessi. Quindi ecco, possiamo utilizzare molto questo colore per andare a giocare sulle nostre insicurezze. Bene, io quest'oggi direi che vado benissimo. Sei è la grande, direi. Esatto, ecco, questi sono un po' i benefici di questi due colori. Grazie mille Viviana per averci raccontato anche le proprietà di questi due colori che io trovo bellissimi, fra l'altro. E ti aspetto alla prossima puntata, che sarà la nostra ultima puntata. Ti dirò che un po' mi dispiace. Però anche a me sempre dispiace quando, quando qualcosa sta per finire. Esatto. Però diciamo che ce le possiamo guardare, riguardare e non finiranno mai in questo senso. Assolutamente. Grazie.